Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Non molto nuovo perché si tratta della seconda parte dell'haul di Shein. Trovate la prima parte nel box informazioni. Mi raccomando, se ve la siete persa andate a vedere prima quella e poi tornate a vedere questo video qua. Abbiamo un sacco di cose ancora da vedere, non vedo l'ora di scartarle insieme a voi. Sono carichissima come sempre. Intanto, come sempre, io vi invito a iscrivervi al canale, a commentare e mettere like se vi è piaciuto il video, già lo sapete. E niente, bando alle ciance, continuiamo con questi scartamenti di vestiti, accessori e chi più ne ha più ne metta. Incominciamo, continuiamo con un'altra borsa di cui mi sono innamorata follemente. Dovete sapere che ultimamente sono in fissa con un po' il periodo ottocentesco, un po' Belle Époque così, e questa borsa me lo ricorda tantissimo, un po' i vestiti delle dame dell'epoca, troppo troppo bella. Poi questo verde salvia così mi fa impazzire, è veramente fantastico, con tutto il ricamo dei fiorellini sopra, è super luxury questa borsa. Come dicevo prima, io abituata alle borse flaccide di Shein, questa è super super resistente, mi piace tantissimo, non vedo l'ora di indossarla, è troppo troppo bella, cioè proprio io innamorata. Fa un po' puzza, fa molta puzza, però insomma adesso le facciamo prendere un po' d'aria e la utilizziamo. Bellissima. Continuiamo con un pezzo di vestiario. Quest'anno mi sono voluta sbizzarrire e comprare una tutina. Beh, ne ho comprata un'altra. Questa ancora più pazza, che non so se a farvela vedere si capisce com'è fatta. Allora, intanto ha una fantasia un po' street style, con i graffiti, varie cose, insomma. Però ha una scollatura super profonda. È fatta a maniche corte con il pantaloncino finale. Dietro è tutta arricciata sia sotto che sopra, però l'arricciamento sopra mi sembra che si può regolare con questi fili che poi vanno legati, e la schiena rimane scoperta. Il materiale in questo caso è bello plasticoso un bel po'. Proviamola e vediamo come sta. Allora, mi piace tantissimo, l'unica è che ha uno scollo pazzesco, quindi forse meglio con sotto una canottierina, non lo so, per renderlo un po' più sobrio. Però ragazzi, mi piace tantissimo, magari anche questa con un bel borsello nel girovita, mi piace da morire, diciamolo, mi piace. Ma poi il dietro di questa tutina mi piace tantissimo, tutto questo arricciamento con questo bel fiocco qua mi piace tantissimo, e mi piace anche che le maniche comunque non siano esageratamente corte, anche questa super comoda. L'unica pecca, appunto, questo scollo vertiginoso, che non mi sembrava così vertiginoso quando l'ho comprata, però niente male, niente male. Ok, continuiamo con una sciocchezzuola, ovvero dei pennelli per rifarsi la manicure, con da una parte il pennello e dall'altra parte le sferette per fare tutte le nail art. Ne avevo proprio bisogno, e poi c'è con tutti questi glitter all'interno del manico, ho detto che stile, li devo avere. Andiamo avanti e vediamo l'altro costume che ho comprato. Il pezzo di sotto è fatto così, bello sgambato, come sempre Shein fa i costumi tu super mega sgambati, chissà dove dobbiamo andare. Però la cosa che mi piaceva di questo costume era appunto questa catenella multicolor trasparentina, che insomma dà un bello stile secondo me al costume. È sempre a brasiliana. Il pezzo di sopra invece è una fascia, sempre che rimanda al pezzo di sotto con le catenine, una fascia che viene legata davanti, mi sembra molto bella, spero che mi stia come misura, che non sia troppo stretto. Ok, stanno rimanendo gli ultimi pezzi di questo haul. Direi che vi faccio vedere gli ultimi occhiali che ho comprato. Questi ragazzi sono veramente una pazzia. Questi occhiali con queste nuvole un po' quasi in tempesta, blu scure. Ma la cosa figa sono questi fulmini che cadono e che ti sbattono un po' in faccia. Ma troppo stile, ragazzi. Questo occhiale con magari la tutina blu che abbiamo visto prima, secondo me tanta roba. Passiamo ad altri capi di vestiario, ovvero questa canottiera, questo toppettino. È un po' in
stile di uno che vi ho fatto vedere già l'altra volta, che era azzurro bello striminzito, ma questo sembra tipo un po' appunto ottocentesco, come la borsa che vi ho fatto vedere prima, con questo fiore al centro, troppo bello. Questo però, a differenza di quello che vi feci vedere nell'ultimo haul, è bello sostenuto, ha i ferretti lungo tutto il torso del top, ha i ferretti che mantengono su il seno, quindi mi sembra molto ben fatto. L'unica è che è un po' trasparentino, perché a parte il seno che è coperto da appunto un tessuto bianco, il resto è tutto bello trasparente sia davanti che dietro. Insomma, è un po' exposing, però mi piace tantissimo, non vedo l'ora di provarlo. Mi sembra un po' streminzito, ma adesso vediamo. Allora, un po' streminzito, vi dico la verità, eh. Una taglia più grande andava bene, però dai, non male. Non mi piace molto come le coppe tengono su il seno, perché non lo so, non mi piace la forma che dà, ma vabbè, comunque ci si può passare sopra. Il tessuto, come vi ho già detto, mi sembra molto bello. Il fatto che ci siano i ferretti, comunque si sente che è molto più sostenuto magari di altri che abbiamo già provati insieme, mi piace un sacco. Lo stile è favoloso, quindi super approvato. Vi faccio vedere anche il dietro, che è tutto un po' vedo non vedo, molto carino, molto estivo, magari anche con sopra un blazer, secondo me spacca. Passiamo a un altro capo di cui mi sono innamorata alla follia. Questo è un capo molto cute, ragazzi, questa gonnella con tutti i bottoni, se vedete, a forma di cuore rosa con le due taschine davanti. Il tessuto mi sembra leggero ma resistente, non è stretch, però direi che va bene lo stesso. Mi piace tantissimo, fa una puzza però, mamma mia, fa la stessa puzza di quella borsa ottocentesca. Terribile, terribile, ma bellissima questa gonna, non vedo l'ora di provarla. Il tessuto mi sembra molto bello, vediamo anche come calza. È favolosa, ragazzi, è veramente super bella. L'inquadratura non è delle migliori, senz'altro, ma la gonna mi fa impazzire, è veramente bellissima, super cute, con questi bei cuoricini qui, sta benissimo e direi che super approvata. Di questo ho preso un S. Il tessuto mi piace tantissimo, niente da dire, ragazzi, mi piace davvero un sacco. Ok, sono rimasti due pezzi di abbigliamento e una borsa. Adesso vi faccio vedere la borsa. Questa borsa, vi devo dire la verità, l'ho già tirata fuori dalla sporta prima, perché mi sembrava strana e infatti mi ha lasciato un po' delusa, vi dico la verità, perché... Allora, intanto la borsa è questa e la fantasia mi piaceva tantissimo, poi marrone, insomma, non avevo una borsa marrone, mi piaceva l'idea. Però il manico, ragazzi, è lunghissimo e la borsa è tutta floscia, mentre gli altri due che vi ho fatto vedere prima erano belle resistenti, sembravano di qualità, no? Questa invece è proprio classica borsa floscia di Shein, insomma, evolviamoci, facciamo le borse dure, ma probabilmente mettendoci le cose dentro poi prende struttura, però insomma il manico lungo non lo so, mi ha un po' deluso, però comunque rimane una bella borsa, nulla da dire. Il prossimo capo è... dan dan dan, questo non me l'aspettavo così, vi dico la verità, dal sito sembrava diverso. Questo body rosso, cioè sembra un po' un pezzo di lingerie sexy, così, non da mettere fuori. La modella su Shein nelle foto aveva i jeans e questo sotto che sembrava un toppettino, cioè sì, magari un po' osé, però insomma niente di che. Invece visto così, insomma, boh, non lo so. Adesso lo proviamo, però mi sembra, a parte che qua è tutto trasparente la parte davanti, dietro per fortuna non è trasparente, anche i seni qua c'è una parte trasparente, non lo so, mi sembra un po' osé. Vediamo se si può mettere questo contenuto su YouTube, altrimenti non lo vedrete, ragazzi, ve lo farò sapere a voce cosa ne penso di questo body pazzo. Però insomma il tessuto dietro è di cotone, quindi ci sta, davanti classico pizzo plasticone di Shein. Ve lo faccio vedere al volo perché devo dire la verità, io sono senza vergogne, ma di questo mi vergogno un po'. Direi che non potrò metterlo per uscire, cioè è proprio lingerie questo.
questo. Su Shane ci sono stati dei messaggi un po' contraddittori e non ho capito bene di che indumento si trattasse. Comunque però è molto bello, mi piace un sacco come sta, a parte le coppe che appiattiscono molto la situazione, quindi quell'effetto lì non mi fa impazzire, ma è poi anche l'effetto dell'altro toppettino in questo stile che vi ho appena fatto vedere. No, mi ero dimenticata, c'è un terzo pezzo, ragazzi, che è un grande pezzo forte. In questo caso invece vi farò vedere una cosa molto casual, ma questo è stato un acquisto per necessità, perché i miei amati pantaloncini casual di jeans si sono rovinati, quindi ho dovuto ovviamente comprarne un paio nuovo che ci assomigliassero il più possibile, perché erano i miei pantaloncini preferiti, che comunque terrò nell'armadio perché non si sa mai. E sto parlando di questi semplici jeans, è un lavaggio chiaro ma non troppo, insomma classico jeans. Adesso vediamo come mi stanno, il tessuto mi sembra molto morbido. I pantaloncini, ragazzi, sono proprio quello di cui avevo bisogno, decisamente. Possono tranquillamente sostituire i pantaloncini che avevo del Primark, mi piacciono tantissimo, fittano un sacco bene, proprio super comodi. Ultimo pezzo, ultimo pezzo, ragazzi, non vedo l'ora di provarlo perché questa è proprio stata una pazzia. Questa gonna, ragazzi, che sembra un po' una tenda effettivamente, bohemian, lunghissima, ha un bel elastico in vita e poi è dietro lunga lunga e davanti invece corta, con queste balze alla fine della gonna. Mi piace tantissimo, mi dà un sacco di vibe estive, effettivamente la fantasia è un po' tenda della nonna, però è lo stesso, cioè è troppo bella, è super estiva, barra primaverile, è veramente carinissima. L'unica cosa è che il tessuto è un po' plasticone, un po', non lo so, non mi sembra un tessuto di particolare qualità. Rispetto a tutte le cose che abbiamo visto, insomma, questo forse è il tessuto di qualità peggiore. Però comunque adesso lo vediamo indossato, vediamo che figura fa, possiamo passare tranquillamente sopra al tessuto, no problem. Mi piace tantissimo, è un po' lunga, cioè l'avrei preferita un pelino più corta sul davanti, nonostante comunque, come potete vedere, è super 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 a vita alta, però mi piace un sacco, è super svolazzante. Là poi il dietro c'è, cioè, proprio da zingara, mi piace tantissimo, super bohemian, mi piace da morire. Il tessuto alla fine, che non mi piaceva un granché, non è disturbante, non è calda, che quindi fa sudare tra virgolette, super super approved. Anche di questo ho preso un S. E quindi, ragazzi, siamo giunti al termine di questo haul un po' infinito, diciamo, di vestiti, accessori e chi più ne ha più ne metta. Sono contentissima, sono super soddisfatta. Spero che vi siate divertiti anche voi a seguirmi in questo percorso di haul. Per un po' adesso basta comprare vestiti, ragazzi. Direi che per quest'estate ho già dato, ma non si sa mai, ragazzi. Non si sa mai. Grazie per avermi seguito fin qui. Spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, come sempre, già lo sapete, mettete like e commentate. Mi raccomando. Io vi aspetto nel prossimo video. Vi mando un bacione, vi saluto e ciao!